maturati con 100 lode e 100 all'esito dell'anno scolastico 2012-2013. Giorgio Buttarelli, 100 e lode. Bravo. Facciamo dare il premio al commissario straordinario delle scuole. E Rotondo è anche commissario straordinario delle scuole. Questo qua invece magari glielo darò io, che è il conquibus, perché anche l'assegno è in più. Un applauso, complimenti. A seguire gli altri ragazzi, 100. Flaminia Antonelli, Carolina Orlando, Alice Sperdini, Filippo Verna, Marco Malone, Guido Fano, Francesco Cucinzi. Edoardo Carovelli, Fernando Travagli e Marco.
Mario Acosta Scolarita. Il valzer dal film Il Gatto Pardo, il valzer del cognato, soprano solista Maria Rita Combattelli, l'orchestra con il convitto nazionale. Buon ascolto. Gioco di sovrapposizioni. Bravo. Magari soltanto
anche gli altri vincitori e altri menzionati che pure dicevano un buon acquisto da Sabatini, e dunque sono abbastanza live. Ora non so precisamente, è venuto credo anche un altro Bernardini, poi ci sono anche Alessandro Planta e Federica D'Aureli, eccoli, e in genere sì, noi ci siamo molti, grazie. Professoressa Vicuna, professoressa Lentamaro, se è presente, circolo di lettura. Chiamiamo i premiati a questo punto: Maria Lidia Storace, Francesco Fournier Facio, Marco Marzella, Francesca Paranzino, Alessandro Germani, tutti i momenti sono questo da Angelino, prego, Luciano Cicatto. Che in realtà ha una lunga storia alle spalle, ma che ha trovato la via della risoluzione attraverso la stesura di un, più che di un regolamento, proprio di uno statuto. Di questa iniziativa mi piaceva segnalare due attività. La promozione della lettura è fondamentale, ma il primo esempio lo diamo noi in classe attraverso quello che condividiamo con i nostri studenti. Di questo particolare anno mi piace segnalare che abbiamo ospitato all'inaugurazione la scrittrice Dacia Maraini, la professoressa del Tamara ha ideato proprio in occasione dell'anniversario un parallelo tra il libro di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, e il film di cui abbiamo ascoltato il banner conclusivo. Quindi è un'iniziativa che oramai si va strutturando, si svolge tutti ogni due giovedì pomeriggio. Il prossimo concorso. Prossimo concorso. Pace, benessere dei cittadini, solidarietà. Prego. Sì. Molto velocemente, non ci sono io, non c'è il professor Sieger che è la mente di tutto ciò che ruota attorno alla pace in scuola. L'errore c'era disegnare la pace, più che altro scorreranno sullo schermo tanti bei disegni fatti dai ragazzi della scuola primaria di Petti. Di sicuro non c'è neanche per quanto riguarda il concorso riservato alla scuola media. C'era Michel Gabriel che aveva vinto e avevamo menzionato anche Luca Buchalter e Ludovica Fonaro. Invece ho visto qui in sala i ragazzi che avevano vinto il progetto. Dunque Giuseppe Sgro che sta salendo, poi c'erano Silvia Di Calabria, Flaminia De Biase, non vengono anche due rappresentanze. Grazie a tutti. Ringrazio anche noi, i miei altri compagni che sono potuti venire. E abbiamo, questo progetto abbiamo vinto, siamo stati molto contenti di vincere, perché abbiamo creduto in un'idea, abbiamo pensato di costituire, sempre per quanto riguarda il concorso sulla pace, un libro che ispiri, ispiri i pensieri di pace che possono venire in mente, ma non come sono stati raccontati fino a oggi, un po' innovativi, nel modo noi vorremmo lasciare un pensiero a tutti quelli che apriranno questo libro. Quindi ci saranno dei testi, delle poesie, anche degli scritti. Adesso stiamo organizzando la stesura finale e spero che presto possiate vederla. Bravo! Grazie. Adesso abbiamo un nuovo stacco musicale e Francesco Fournier Facio esegue un brano per la pace. Accogliamolo con un applauso. Ciao a tutti.
E questo brano che sta per suonare è un brano che risale a 2 anni fa, quando è stato lanciato per la prima volta il concorso Fresh to Peace del professor Siegel.